Accanto alle sei premiazioni, adesso eleggeremo, nomineremo appunto cinque premi speciali legati a un percorso di storytelling. Tanto stamattina si è parlato del racconto e della creazione del racconto attraverso i dati, e poi un premio speciale invece legato a Talent Garden. Lascio la parola però a Giuliana Bonello per questa parte legata ai premi speciali, a questi cinque riconoscimenti legati ai percorsi di storytelling. Grazie. Allora, io diciamo, faccio il passaggio, come dire, il passaggio del testimone dal Piemonte Visual Contest che chiude oggi alla prossima tappa, perché col Consiglio regionale abbiamo deciso che non chiude qui, ma facciamo una seconda tappa. La seconda tappa si chiama Piemonte Visual Storytelling e in qualche modo occupa il tempo prima del prossimo contest, perché poi abbiamo detto che un secondo c'era. Quindi la parte di Piemonte Visual Storytelling l'abbiamo pensata insieme al professor Lughi, oltre che al Consiglio regionale. Il professor Lughi lavora all'Università di Torino in un dipartimento interateneo, Università di Torino, Politecnico di Torino, e in particolare segue le tematiche di scienza della comunicazione. Quindi lavora con gruppi che sono più storyteller, dal master in giornalismo al corso di interactive storytelling, e quindi dialogando con lui è venuta fuori questa idea di riprendere l'ottimo lavoro fatto attraverso questo contest in un percorso che si dipana da adesso sino al Salone del Libro. Quindi abbiamo pensato di dare questo nome, quindi Storyton sta per Storytelling Marathon, e quindi una maratona narrativa che parte oggi e dovrebbe chiudersi con la data all'evento del Salone del Libro. Abbiamo deciso di scegliere cinque infografiche tra i 94 progetti di visualizzazione che, come abbiamo visto, sono stati presentati, con un criterio che era un criterio legato alle pubbliche amministrazioni, perché come CSI ci siamo messi dal punto di vista, proprio come dicevo prima, anche delle pubbliche amministrazioni, e questo percorso, che è un percorso che è nato fuori dalle pubbliche amministrazioni, ci sembrava interessante poterlo, diciamo, far diventare un lievito che anche all'interno dell'ente pubblico possa andare al di là di quello che è il Consiglio regionale che ha avviato questa iniziativa. Quindi l'idea era quella anche di riprendere un percorso che, come CSI, avevamo fatto qualche anno fa, creando alcune parti di infografiche. Abbiamo lavorato già qualche anno fa con Paolo Ciuccarelli e il suo gruppo del Density Design per iniziare a spiegare alla pubblica amministrazione che forse utilizzando certe tecniche visuali, narrative, i cittadini riescono a comprendere meglio alcune informazioni importanti che stanno all'interno della pubblica amministrazione, quindi da un lato il percorso verso l'apertura con gli open data, ma dall'altro anche un meccanismo per trasferire all'esterno le conoscenze che dentro la pubblica amministrazione ci sono, perché abbiamo incontrato tantissime competenze dentro la pubblica amministrazione e quindi non devono soltanto uscire i dati, ma devono uscire anche quelle competenze, essere messe di più forse al servizio anche di tutti i cittadini. Allora l'idea è stata quella di scegliere cinque temi che erano di interesse per la pubblica amministrazione. Abbiamo scelto queste tematiche, in particolare cercando di abbinarle a quella che è la pubblica amministrazione che può sviluppare quel tema. La prima tematica è quella della valutazione dell'impatto delle leggi e delle politiche scolastiche, per cui su questo tema qui con il Consiglio regionale andremo a sviluppare, diciamo, lo storytelling collegato all'infografica. Il secondo tema è la valorizzazione del territorio montano, su cui c'è l'UNCEM che è fortemente interessato. Il terzo tema è la comunicazione ai cittadini di quelli che sono i rapporti tra ambiente e salute. In questo caso il soggetto della pubblica amministrazione coinvolto è l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che è in carico all'ASL di Grugliasco. E il quarto è il miglioramento dell'accesso e la fruizione del patrimonio artistico da parte del visitatore. Su questo tema la città di Torino sta avviando un progetto molto interessante che si chiama Arte del Visitatore, e quindi la pubblica amministrazione che ci accompagnerà sarà il Comune di Torino. Il quinto ambito invece è più di interesse regionale, quindi sarà all'interno della regione Piemonte l'approfondimento della vista di genere su quelli che sono i percorsi scolastici, lavorativi e imprenditoriali.
per cui abbiamo selezionato appunto le infografiche sulla base anche di questi temi. E quindi oggi ho già precedentemente consegnato una degli attestati al gruppo che doveva tornare a Como, perché molte sono state le partecipazioni da fuori Piemonte, e adesso appunto vi consegnerò il riconoscimento per l'interesse che come CSI e insieme al Consiglio regionale e al professor Lughi abbiamo individuato su questi 5 temi. Magari la consegna la faccio dopo, così vi spiego soltanto in cosa consiste questo percorso. Verrà avviato un gruppo di lavoro interdisciplinare per ognuna dei 5 temi. E quindi accanto a chi ha realizzato le infografiche verrà posto un gruppo composto da eventualmente altri designer, degli storyteller che sono quelli che vi ho raccontato, eventualmente anche dei data scientist, perché ad esempio io lavoro all'interno di un master che si chiama Master per l'analisi dati per la business intelligence, che ha creato degli specialisti in analisi dati, quindi questi potrebbero essere anche interessati. Oltre agli esperti delle pubbliche amministrazioni che vi dicevo. E cercheremo di avvicinarci al traguardo andando ad avvolgere, come dire, l'infografica con uno storytelling che sia destinato al racconto e che potrà essere raccontato all'interno del salone del libro. Quindi saranno organizzati una serie di incontri e in questo punto ringraziamo quelli che sono stati i partecipanti già al Visual Contest, quindi presso le sedi sia di Talent Garden che di Topics che dell'università. Cercheremo di organizzare queste occasioni di incontro. E scusate, volevo soltanto. Rispetto a questo, l'ultima parte che non vi ho ancora scritto, perché i dettagli li definiremo prossimamente, all'interno del Salone del Libro collaboreremo anche con il Digital Festival, che ha una sezione all'interno del Salone che si chiama Book to the Future, e all'interno di questa sezione Book to the Future ci sarà un evento come quello di questa mattina, un po' più di inquadramento sul tema del data storytelling, mentre verranno organizzate 5 occasioni pubbliche di presentazione, una per ognuno dei giorni del Salone del Libro, nel quale verrà dato modo ai gruppi di presentare il risultato di questa attività, di questo periodo. Per cui vi chiederei a Jessica Kamisaska se è ancora presente. Eccola lì. Eccola qua. E quindi consegnerei anche questa secondo premio per l'interesse che ha riscosso. Grazie. La seconda che abbiamo scelto è quella di Pick Me Up per la parte di UNCEM, che è fortemente interessato. Se è rimasto. Grazie. E poi quello di Pietro Lodi, che ha realizzato un'infografica che è di grande interesse per il tema della cultura e dell'arte del visitatore, quindi per Torino. Pietro Lodi è presente? No, forse ci aveva anche avvisato che non poteva essere presente, per cui glielo consegneremo la prima volta che lo incontreremo. Allora, nell'ultimo caso, l'ultima tipologia di temi da approfondire, abbiamo scelto due infografiche che sono quella di Simona Piccato sugli indirizzi di studio scelti dai diplomanti di Torino e poi quella di Jacopo Ottaviani su donne giovani e imprenditoria in Piemonte. Anche in questo caso chiedo chi c'è. Grazie. Sì. Grazie molte. Invece a Jacopo la consegneremo poi. E dopo questa considerazione, un ultimo punto delle menzioni speciali, perché abbiamo sicuramente rilevato che nel caso della data visualization scegli l'isolato era per noi di grande interesse per il lavoro che stiamo facendo con Città di Torino su Torino Smart City, per cui sicuramente abbiamo dato anche una menzione speciale alla vostra. Vi consegno solo per okay. Grazie.
La seconda menzione è legata a chi ha realizzato, Emilio Patuzzo, che ha realizzato Wasted Waste, che è un tema sul tema dei rifiuti che noi abbiamo già realizzato all'interno di Piemonte in Pillole, per cui sicuramente va a integrare il lavoro già avviato con le pubbliche amministrazioni che ci avevano fornito i dati. Non so se Emilio c'è, forse... Allora, l'ultimo era una menzione speciale per l'originalità di quella che era il tipo di rappresentazione che è stata data, perché è stata utilizzata una rappresentazione di tipo musicale, per cui abbiamo pensato che questo possa essere uno spunto interessante anche per il percorso di storytelling o per future realizzazioni di infografiche, perché poteva sicuramente essere innovativo come modalità. Per cui a Riccardo Castagna abbiamo dato la menzione l'originalità della rappresentazione musicale utilizzata. Riccardo Castagna, cioè, complimenti anche a Riccardo. Bene, io chiuderei qui e vi inviterei quindi a contattare noi e il Consiglio successivamente per organizzare questa seconda fase.